Hey Pips, welcome back per un altro po' di Yakuza Like a Dragon. Abbiamo cominciato così perché mi hanno assalito nel mentre che stavo del terzo start, mi hanno assalito dei ciccio merendoni. E dobbiamo procedere, non mi ricordo bene dove diavolo eravamo, perché sto indietro con le puntate, vari giorni che non tocco un giochino e non l'ho bloccato per niente. E quindi bisogna vedere un attimo dove diavolo stavamo con la main quest e tutto quanto. Io spero che vi sia piaciuta la serie di Alex, invece, che è finita la settimana scorsa. E che a me non è... cosa c'è qua? Vediamo un po'. Che a me non è dispiaciuto per niente, devo dire. È un bel gioco. Un bel gioco, all in all. Però vabbè, andatevi a vedere quantomeno l'ultima puntata se volete vedere cosa ne penso, perché mi sono preso una mezz'oretta per parlarne in maniera come al solito boom boom boom, come al solito schietta e precisa. E invece, se vi piacciono gli RPG, vi dico che siete nel posto giusto, quindi se non seguite il canale vi invito a farlo, perché più siamo meglio è. Ma andiamo avanti con Yakuza, che ci sta appassionando tanto. Tra l'altro bisogna pensare al prossimo gioco da portare sul canale. Madonna che palle, per arrivare là in fondo devo fare 50 fight. Soldi. Sigillo del clan Tojo. Non abbiamo più trovato i gatti. È un botto che non troviamo gatti. Cos'è qua per terra? Si possono fare i selfie? Io non ce la posso fare. Cioè, posso farmi il selfie. Adesso andremo a farci i selfie. Io non ci posso credere. Sto gioco veramente... c'ha tutta questa serie di cazzate che rendono il gioco favoloso. Testiamo questi tizi. Gambarimas. Non l'ha shottato, eh? Ebbene, non l'ha asciuttato. Incredibile. Vai, 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 mena, mena. Non riesco a bloccare niente. Io l'ho crittato e esploso. Letteralmente esploso. Vediamo un po' la cosa del parlay che c'avevamo di qua. Che roba era? C'era, eccola. C'è un parlay. Fate una donazione. Ah no. Eccola. Gomenne. Povera bambina. Ma che cazzo, ma questa se almeno poteva, che ne so, vendere qualcosa, non prodotto, così tipo come fanno i Boy Scout con quei biscottacci maledetti lordi dei film americani. Ah, per l'intervento, ok. Fai la donazione, vai. Adesso gli droppa 1 milione. Cioè, ovviamente parte web WhatsApp come al solito, nonostante io l'abbia silenziato, però a quanto pare non vuole stare silenziato. $10,000 yen. Abbiamo dato 1000 euro così. Giusto? 10.000 yen? Aspettate un attimo. Ma controllo. Io non mi ricordo mai. Era 1 a 10 se non sbaglio, più o meno. Un po' diverso, ma insomma. In realtà 0,006. Quindi 10.000 yen. No, sono 63 euro. Ho floppato. 100.000 sarebbero stati 600 euro, 1 milione sarebbero stati 6.300, ok. Infatti mi sembrava strano, ma... però cavolo, comunque dai, 63 euro non male, dai. È dato sta mezza piotta, certo non è che ci fai l'intervento, però... non sgamiamo che quello è il fratello che si va a rifare il naso. Una donazione per i bambini meno fortunati? Questi si ficcano in saccoccia. Grazie.
Si è staccato il coso, il controller che fa lei adesso. Questa... Sei una bureva benelbine. Bureva. Non otterrà nulla in un posto del genere. Perché non proviamo a chiedere da un'altra parte? Sai, questa è una di quelle quest secondarie simpatiche. Megumi-chan. Ah, l'Old Mountain ci eravamo andati davanti l'altra volta, se lo ricordate. Vicino ai signori, vicino all'artista di strada, vicino al ristorante popolare. Vai, ristorante popolare. Akume, Akume salito. Tanto li proveremo tutti, probabilmente. Non ci si sbaglia. Aspettate, ma faccio una cosa. Questa è molto controproducente, però vedo che mi si vede male. Molto controproducente perché la luce fa calore e si schiatta, però... Vediamo se qui funziona. Mor cuoco dice Johnny, io ho fatto 40 kg di pesce, mi sono già rotto lì coglioni. Ecco, non potete farlo qua. Estorcere soldi. Passato di mente, se per lei va bene possiamo metterci fuori dal suo negozio. In questo caso fate pure, pensavo fosse come quelli che sono venuti prima. Ah... Vabbè, giusta causa, bla bla bla, sta facendo la parte più difficile, buona fortuna. Ottimo, abbiamo il permesso, torniamo a darci da fare. Hai, vediamo un po'. Casalinga di passaggio. Non è possibile, non... ogni singola stronzata deve far ridere su sto giro. La casalinga di passaggio, ricorda un po' le interviste di Mascio Capatonda. Quindi questo posto è la tua opzione migliore, certo. Sì, grazie mille dell'aiuto. Io resterò qui e continuerò. Però ora sarà molto più dura con tutta questa gente intorno. Di sicuro sono più stanca di prima, ma non è niente a confronto a quello che sta passando Makun. Makun, il fratello. Non vede l'ora di poter tornare al parco divertimenti con me, nostra madre e nostro padre. Che bello. Allora facciamo in modo che ci riesca. Tra poco devo tornare a casa. Grazie mille per tutto. Arrivederci. Non sapevo fosse qui. Non sapevo quando intervenire. Mi scuso per prima. Pensavo foste in combutta con quei tipi laggiù. Quelli di prima, i farlocchi. Raccogliendo fonti per una qualche causa. Qualcosa non va? Non ho prove, ma credo che stiano semplicemente raccogliendo denaro. Stiano per riempirsi le tasche. È solo una voce, ma nel caso non sarebbe orribile? Specie se usano i bambini come esca. Temevo che anche voi due steste facendo lo stesso. Sul serio? Beh, in effetti è legittimo crederlo. Potete stare davanti al mio negozio quanto vi pare. Volevo solo dirglielo. Ora devo andare. Chissà se le voci sono vere. Appena posso dovrei andare a vedere come se la passa Megumi. Megumi. Dove sono finiti i tizi? Cacchio. E Megumi dove cacchio sta, scusate? Megumin. E ci abbiamo anche altra roba di qua. Io direi di andare a fare un bel giretto. Ci facciamo qualche questina secondaria. Anche perché la main quest l'abbiamo spaccata bella bella. Ah, la libellula del piffero. Qua c'è il tizio sovrappeso. Il tizio sovrappeso. Si potrà dire ormai sovrappeso su internet. Cioè io sto vedendo i memini su Instagram, ragazzi. Ma viene, censurano le frasi anche più, le parole anche più stupide con simboli e numeri per evitare che l'algoritmo ti oscuri la roba. Cioè
What? Se una cosa ti offende non la vedi, cioè la togli, basta, non fa niente. Però si offendono tutti ormai, c'è poco da fare. Si offendono tutti. Oh, e non riesco a bloccare, se attacco qua non ci riesco proprio. Allora, dobbiamo andare qua giù e vedere queste due. Vediamo di che si tratta. Questo qui tanto è il solito tizio di... Ah, ma che cazzo? Ma c'era pure qua. Vabbè, andiamo giù e poi vediamo. Madre mia, di qua bisogna andare. Poi vediamo le altre. Questo ci avevamo già parlato. Poi proprio relativamente a questo mi viene in mente una storiella simpatica che avevo visto di un... non so se era su un giornale o su un sito internet, però prendevano solo il trafiletto di due ragazze che avevano fatto, non mi ricordo che diavolo di angheria avevano fatto, e venivano descritte come two high calorie women. Ora, io capisco che non vuoi scrivere due ciccione, però due donne ad alte calorie... Non credo sia... Penso sia un modo piuttosto creativo per insultare la gente. Onestamente. Visto che sì, il focus era sul crimine, avrebbero potuto semplicemente scrivere due donne. Sarebbe finita lì. Io poi non la riesco mai a capire sta cosa. Ah, questa sì, sì, era la nostra amica... La nostra amica delle Soapland. È stato piuttosto scialbo, non ho sentito nulla in un certo senso. Questo mi spaventa, che ha lanciato il salame nel corridoio. Colpa interamente nostra, signore. Questa sessione la offre la casa. Disgusting. Il burbero col bomber. Non so cosa dire, non sono stata abbastanza per lui. Non preoccuparti, nemmeno la dominatrice più dura della città potrebbe fargli di nuovo effetto. Nessuna può. Madonna, che cazzo c'ha sto tizio? Lei è la numero uno poi, c'è scritto. Che tristezza. Il tizio è una specie di celebrità? Beh, nel nostro ambiente direi di sì. Lo chiamano signor masochista. Mannaggia la puttana. Vaga per le strade in cerca di agonia e umiliazione della peggior specie. Ma di recente è giù di corda. Dice che nulla gli fa più sentire dolore come prima. Sarà successo al poveraccio. Adesso gira per tutti i locali più perversi della città in cerca di qualcuno che soddisfi i suoi bisogni. Poi ci pensiamo noi, damo durante il latte nella schiena. Vedi come le sente. Il locale non vorrebbe essere conosciuto come quello che è riuscito a infrangere l'infrangibile. Una pubblicità del genere non avrebbe prezzo. Beh, in effetti. Vabbè, quindi nel settore gli corre dietro Rinky Kink, Feccia Fetish, Bloody Gauntlet e il Dom Dom. Ma lui ne è Dom Dom Dom, c'ha il suo pubblico. Beh, i nomi sono tutti veramente fighi. Questo cos'è? War Malone. E la sua pelle. Come? La sua pelle è più dura del cemento. Non importa quanto olio di gomito impieghi o qualunque olio, in realtà non batte nemmeno ciglio. Sembra che abbia ancora molta strada da fare. Non abbatterti così, perché non ci alleniamo insieme? Così la prossima volta che verrà potrei farlo sentire di nuovo vivo. Hai ragione. Beh, si dà da fare anche il titolare, no? Giustamente che allena le ragazze. Si fa frustare. Vabbè, non ci voglio credere. Quindi abbiamo un signor masochista in giro per la città. Perché la cosa non mi sorprende. Eccola. Voglio, perché la cosa non mi sorprende? Vuoi parlare con me, maialo? Squi, mi perdoni, padrone. Oink, oink. Io non ce la posso fare. E questa però non la potevamo... Non abbiamo il Kitty Cat rosso. Favolo. Comunque ste side quest così sono, cioè, anche solo per il gusto di leggerle quei due secondi, per la cazzata che c'è scritta in giro. Fantastico. Veramente fotoniche. Veramente fotoniche.
Tra l'altro poi c'hanno tutte quante sempre qualcosa di interessante, no? Io vi voglio far ricordare, per esempio, adesso me lo ricordo un po' vagamente perché sono passati un po' di anni, dovrei rigiocarlo. Pillars of Eternity 1, no? Che è uno dei giochi dove ho un bellissimo... Cosa fa questo? Un bellissimo ricordo delle quest secondarie, perché avevano un significato. E c'era sempre qualcosa legato alla quest secondaria, cioè non era fine a se stessa, del tipo, ah sì, grazie mi hai portato i tre panini, grazie dei panini, è finita lì, cioè, che sono abbastanza penose come queste, quelle lì vanno bene su un MMO perché il fine è quello di livellare, allora vabbè lo fai. Ah, qua c'è il tizio quello che raccoglieva la munizia e c'è questa incriccata, però... Su Pillars ce ne stavano alcune che avevano, cioè, c'avevano proprio un bel, ti davano un bel feeling di aver fatto qualcosa di, per carità, che non era legato per forza alla quest principale, che però comunque ti dava quell'idea di, ah, il mio personaggio si è sviluppato grazie a questa cosa che ho fatto. Namely ce ne stava una, se non mi ricordo male, di una signora che non riusciva a concepire bambini nella prima città dove arrivavi, e c'era una quest abbastanza lunghina, dove poi la aiutavi e se non sbaglio la andavi a trovare poi dopo e la trovavi col bambino, una cosa del genere comunque. Però ti dava, insomma, dava un senso extra al gioco. E qui le queste secondarie sono tutte quante comunque fighe, fatte bene. Sto facendo soldi facili perché mai dovrei smettere? Non ho mai visto uno Yakuza qui a parte la prima volta. Non ritorneranno. Giusto, avevo promesso di darti qualcosina per ringraziarti. Ho trovato della roba buona, quindi scegli pure quello che ti piace. Oggetto nero lucido, oggetto di metallo opaco, oggetto inquietante. Vai con l'inquietante. Amuleto della bruina. Che mi dici di tutte le cose strane che trovi? La Yakuza viene a gettare via la sua roba qui, quindi finora potresti anche aver avuto fortuna. Hai davvero così tanta paura? Forse ci stai pensando troppo. Comunque, ti dispiace non dire in giro di questo posto? Non posso permettermi di perdere la mia fetta della torta. Non devi preoccuparti di me. Questa è musica per le mie orecchie. Beh, per oggi me ne vado. Ci vediamo, Kazuka-san. Ciao 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 ciao. Alla fine. One man's trash is another man's treasure. No? Come si suole dire. Dunque, vediamo un po'. Equipaggiamento. Sicuramente quell'amuleto è una roba che sta qua. Amuleto della brina che aumenta giustamente la resistenza all'acqua di 10 e basta. Vabbè. Diciamo che vabbè. Torniamo di sopra, torniamo di sopra. Comunque di notte è veramente, veramente carina. Veramente, veramente carina. Yokohama, Yokohama, che spero di poter visitare quando andrò in Giappone, e spero vivamente di poter visitare le zone del centro che sono state pitturate in questo magnifico videogiochino, vedremo. Però ci andrei veramente volentieri a cioccarmi i vari posti che ci stanno pure qua. Bonk. Cominciamo a fare dei bei danni qua, eh. Che fa? What? Perché non è schi... Ah, perché è a livello 20 quello Yakuza, ok. Non blocco niente. No, sono quello che non riesce a bloccare. Questo vabbè, overkillissimo. E pure col gelatone comincia a fare dei danni importanti, Miss Saeko. 1.300, molto buono, molto buono. Noi dobbiamo andare. Io volevo andare a parlare qui con lei, poi andare qui al parco Fukutoku a vedere che c'è. E anche di qua dobbiamo andare al bar Rodriguez. Qua giù. Mi dà ancora che posso. Vabbè, facciamoci i cazzi nostri. Allora, andiamo dritti qua a sinistra. Lasciamo. Così, così, andiamo di qui. Carina questa stradina. Siamo a Korea Town. Tocca stare attenti che qua c'è tre stellette a Korea Town. Ci abbiamo gli enemies, quelli belli croc. Mi sa che ci conviene usare.
Capo palestra. A parte che lei c'ha l'attacco che è rotto. Ha distrutto 20 persone. Ci si crede. Un attacchino extra. Bonk. Saeko, io non glielo cambio mai l'attacco che c'ha. Cioè, è troppo strong sta roba che usa. Fortissimo. Bestiale proprio. Menamani. E guarda là, ha shottato tutto un party in un colpo solo. Ditemi se è normale, cioè. Che vedevo di mo? Andiamo pure al ristorante a riacchiappaccia un attimo col mana, che lei sta senza mana, che l'attacco più importante del gioco ce l'ha lei. Aspetta bimba, facciamo prima il ristorantino. Ehi là. Irashaimase. Allora facciamo zuppa di miso. Birrino e gyudon standard, eh? Giusto? Perché c'hanno i puntini sti cosi? Che vuol dire? Il puntino sotto le cose c'ha qualcosa a che vedere con... Facciamo così un po'. Itadakimasu a voi. Ah, vedi, poi dobbiamo andarci a parlare. Bisogna fare un po' di robetta qua. Chissà quante centinaia di ore ci abbiamo ancora da giocare a Yakuza. Io penso veramente una fracca. Veramente una fracca di ore. Vediamo la bimba qui come va, eh? Lavora sodo come sempre. Per favore fate una donazione. Il mio fratellino è malato, ho bisogno di soldi per l'intervento. Sembra che nessuno la senta. Ci credo, c'è un sacco di gente. Dobbiamo darle un megafono. Ha ricevuto più donazioni che mai, ma sono ancora lontana dal mio obiettivo. In tal caso devi solo far sentire la tua voce. Ti stavo osservando prima e mi è sembrato che la tua voce non fosse abbastanza forte. Ma è una bambina, cioè come fa ad avere la voce? Compriamole un megafono. Il segreto è riuscire a far fermare tutti. Ma cosa diavolo posso fare? Un UFO. Cosa? Dove? La gente rimane bloccata. Un miliardo di like. Sto arrivando. No. Non c'è la miseria. Ok, sono fermati. Ma ora stanno cercando tutti l'UFO. Un attimo, era solo un aereo. Mi sa che dovrei farmi controllare la vista. Io che pensavo di diventare virale. Non c'è nessun UFO. Non so cosa mi sia saltato in mente. Riproviamoci. Che succede? Cosa è successo? Visto, ho attirato la loro attenzione. Fai così anche tu. Tocca a te. Dai il massimo. Gente, ascoltate quello che ho da dirvi. Il mio fratellino è malato e ha bisogno di soldi. Quindi se potete, per favore, fate una donazione. Una donazione. Forse dovrei fare una buona azione per una volta. La ragazza è molto più giovane di me, ma guarda come si impegna. Anch'io dovrei donare. Certo, farò una donazione. Questi stanno a rosicà. Che diavolo succede qui? Eccoli. Ma gli dobbiamo spezzare anche pure a questi. Guarda qui, grazie infinite, signori. Vabbè, bene, l'abbiamo salvata un'altra volta. Megumi. Non mi aspettavo di ricevere così tanto. Grazie, Kasuga-san. Ti ho dato solo qualche dritta, te la caverai da sola? Hai hai. Bene, bene. Allora continua così, per tuo fratello. Bene. Anche questa è fatta. Che poi no, che ci danno ste, quando le finisci completamente, mi sa che danno exp. In realtà non credo che diano un cavolo. No, infatti non danno nulla di particolare, mi sa. Allora dobbiamo andare tutto di qua a qua. Quindi va bene da questa parte. Facciamo qualche fight nel mentre, tanto per non farci mancare nulla. Andiamo dai pancuccioli. Che l'hanno presa a zampate in 20. Non mi dovete spiegare perché l'intelligenza artificiale sceglie di attaccare la cosa più lontana in assoluto e farsi dare due calci in culo mentre passa dagli altri. Cioè, guarda, brutto.
Ora faranno il loro attacco pipposo. Manca. Non riesco. Bonk. Kasuga, attacca. Vai. Che posticino. Daybreak. I prezzi sono bassi, oh. 500 yen per la zuppettina. Questi però erano quelli un po' più forticini, cacchio. Questo è figo, questo attacco qua, però non è che colpisce tanta roba, purtroppo. Invece la... Le puntine, mamma mia, fermatele tutte. Le puntine sono veramente super strong. Oh, questa era la guardia tribale. Questa è facilmente bloccabile. Mazza che scoccia. Strezza, ok, ok, andiamo avanti. Comunque, vedete, ritorniamo sempre a sta cazzata qui. Cioè, tutte ste cosine qua potevano pure non mettercele, no? You can't fight on an empty stomach, tra l'altro. Simpatica anche la... un uomo mimetico, questo è pazzo. Questo è un boss. È un boss questo qua, ci è capitato il boss, l'uomo mimetico. Il non puoi combattere con lo stomaco vuoto, no? Tutte queste cazzatine qua sono cosine extra che sono simpatiche alla fine. Potevano non mettercele, però ci stanno. Un gioco che ha queste accortezze qui, per esempio, che non sia un gioco asiatico, che mi viene in mente, o meglio, i giochi sono quelli della Rockstar. Quelli della Rockstar ce l'hanno, sti pezzi qua. Vabbè, niente, devo staccare web WhatsApp perché rompe i coglioni a rullo. L'avevo mutato, non capisco perché continua, ma ok. Facciamo qualche attacco speciale. No, vabbè, veniamogli e basta, dai. Tanto veniamo oggi. Uomo mimetico Ishida. Mamma che scoccia. Blotch. Ma resiste a tutto, eh. C'ha veramente un pacco di vita. Niente, qua si incartano tutti. No, what? Ma perché partono da cosa? Cioè, partono da Bari per andare a Milano ogni volta che devono fare un attacco. Peccato che non fa danni sto coso e c'ha solo sto attacco di merda, cioè abbastanza merdoso come fatto. Però vabbè, intanto abbiamo preso il Sugitex dell'uomo mimetico raro. Del raro uomo mimetico, che è importante. Donburi e ramen. Questo è uno di quei parcheggi che c'hanno i cosi rotanti. Cosa è il clan Toggio? Ma qua si può usare sta scala? No. C'è una valigetta. Stimolante per piante, ok. Era meglio se andavo di là in realtà. Posso passare? Sì, posso passare pure da qua. Ok. Ah, qui era dove, certo, dove avevamo fatto la missione, quella della main quest. Abbiamo messa la piantina qua sopra, mi sa di sì, fammi dare un'occhiata un po'. Sì, sono anche cresciute. Le frutte misteriose. Mo me ne vado perché mettere le piantine qua non è una bella idea. Allora. Aspetta un po'. Io posso.
A me fa troppo ridere sta cosa. Il fatto che puoi fare le foto col telefono è veramente favoloso. Allora aspetta un attimo, però salviamo partita. Vai.